Sono spettinato, non ci posso fare niente. Sono nato spettinato. Ciao ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Finalmente, quella che faremo oggi è la ricetta di Natale 2022. E quali sono gli ingredienti che utilizzeremo in questa ricetta? Poi dopo entriamo un attimino nel dettaglio parlando delle dosi. Gamberi, paccheri, mezzi paccheri, pistacchi, zafferano, qualche pomodorino, un po' di brandy oppure un po' di cognac per fare un primo piatto da urlo, da panico, proprio per Natale. Siete pronti? Bene, allora vai con la sigla, dopodiché vediamo la lista dettagliata di tutti quanti gli ingredienti e cominciamo la nostra preparazione. Lo chiedo mucho. Nella ricetta di oggi io utilizzerò i gamberoni e ne abbiamo bisogno di circa 600 grammi, quindi il doppio del peso della pasta. Paccheri, anzi mezzi paccheri, quindi 300 grammi. Poi abbiamo bisogno di un pugno di pistacchi, 5-6 pomodorini, due bustine di zafferano, due spicchi d'aglio, peperoncino al gusto, un bicchierino di brandy o di cognac, un pochino di panna fresca. Mi raccomando, poca però ci vuole, olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ciò che rende speciale questa ricetta, oltre alla qualità degli ingredienti, è la lavorazione. A cosa ci servono i pistacchi? Sono una sorta di decorazione finale del piatto, che servono per dare quel sapore particolare, quella croccantezza, quindi li sgusciamo e poi li tritiamo a coltello. Quindi li teniamo da parte perché ci serviranno appunto per la chiusura del piatto. Come detto in precedenza, abbiamo bisogno di due spicchi d'aglio, uno per la prima preparazione e il secondo per la seconda preparazione. Che cosa facciamo? Eliminiamo la pellicina, apriamo a metà e vedete la parte interna? Ecco, questa va eliminata, questo è il germoglio centrale o l'anima. Questa si fa un pochino di fatica a digerire, quindi è quella che crea un pochino di reflusso gastrico, insomma, quella che crea un po' di alitosi di aglio. Ok, dopodiché possiamo tagliarlo finemente, possiamo tritarlo, lasciarlo un pochino più grosso, dipende da quello che è il nostro gusto. Se si vogliamo che si senta in maniera più marcata il profumo e il sapore dell'aglio, allora lo dobbiamo tritare finemente. Se vogliamo che si senta meno, allora dobbiamo tritarlo un pochino più grosso. E quindi via, all'interno di una padella. Aggiungiamo olio extravergine di oliva e ovviamente anche il peperoncino al gusto. Prima di mettere la padella sul fuoco, lasciamo un attimino che l'olio si insaporisca col profumo dell'aglio e il peperoncino. Intanto tagliamo i pomodorini in quattro parti. Passiamo alla pulizia dei gamberi. Vi ricordo che dobbiamo eliminare l'intestino, quindi con uno stuzzicadente rompiamo il filamento che parte dalla testa, ok, e che va fino alla coda, fino in fondo. Poi infiliamo lo stuzzicadente nella parte bassa della coda. E voilà, le gesso sono fatto, l'intestino l'abbiamo estratto facilmente. L'intestino non si mangia e il gambero così intero lo teniamo da parte, che ci servirà per la decorazione del piatto. Utilizzando io i gamberoni, due li lascerò interi e gli ho eliminato l'intestino come vi ho fatto vedere poco fa, mentre gli altri li vado a tagliare in tocchettini. Quindi io sto utilizzando i gamberoni, ma voi potete utilizzare tranquillamente i gamberi, quelli normali, senza nessun tipo di problema. Ora, dopo aver eliminato la testa e il carapace, mi raccomando, questo lavoro di pulizia fatelo sempre per eliminare tutte le possibili impurità. Guardate qui, vedete, questo è l'intestino, ok? Dopo aver fatto quell'incisione lo eliminiamo così l'intestino e non ci sono problemi e diventeranno anche più buoni i gamberi senza quella sabbietta, senza quella schifezza e porcheria che c'è all'interno dell'intestino, ok? Dopo averli puliti tutti quanti così e lasciati interi quelli che dobbiamo lasciare interi per la decorazione del piatto, se vogliamo fare i fighi e i virtuosi, con una forbice eliminiamo gli occhi, vedete,
dei gamberi, quelli che lasceremo interi, eliminiamo le zampette che ci sono sopra, eliminiamo anche le antenne. E li lasciamo e li teniamo così perché così almeno sono più carini da mettere poi nel piatto come decorazione, anche se poi comunque si mangiano, quindi sono anche buoni da mangiare. Vedete, tiriamo via tutte quelle cose che vengono fuori e queste cose che abbiamo eliminato, non le buttiamo assolutamente, ci serviranno per la ricetta, quindi teniamole tutte quante da parte insieme agli altri scarti nobili dei gamberi. Ma veniamo ai gamberi, quelli che abbiamo pulito perfettamente. Come li dobbiamo tagliare? Li dobbiamo lasciare interi? Se sono piccolini, li lasciate interi. Se invece sono grandi, quindi sono gamberoni come questi, li tagliate più o meno delle stesse dimensioni della pasta. Ricordatevi che si ridurranno un pochino, quindi se fate i paccheri, quelli grandi, quelli classici, interi, li potete anche lasciare interi. Se invece fate i mezzi paccheri, ritagliateli più o meno della stessa dimensione della pasta. Perfetto, ora che abbiamo tutto pronto possiamo cominciare la fase di cottura. Mettiamo il pentolino con l'olio, l'aglio e il peperoncino sul fuoco, quindi gli aggiungiamo, dopo che ha iniziato un po' a soffriggere per bene, tutti gli scarti dei gamberi, quindi le teste, il carapace. Teniamo il fuoco medio, aggiungiamo anche i pomodorini e poi un pizzico di sale. Quindi mettiamo il coperchio, abbassare il fuoco e far cuocere per 3 o 4 minuti. A questo punto c'è un profumo che veramente fa paura. Con uno schiacciacarne o con un batticarne, questo in realtà è uno schiacciaplatano, vabbè, con qualcosa, con un bicchiere, potete utilizzare anche un bicchiere. Schiacciate per bene le teste, cioè prendete le teste, cercatele e schiacciatele per bene per far fuori uscire tutti i loro liquidi, anche quel pochino di carne che c'è al loro interno. Quindi rimettere il coperchio, tenere il fuoco basso e questa manovra dobbiamo farla 2 o 3 volte per far sì che siamo sicuri di aver estratto al massimo tutti i sapori. Quando comincia ad asciugarsi, quindi a glassarsi sul fondo della padella, allora aggiungiamo un pochino di acqua calda. Mi raccomando, acqua senza sale, solo acqua calda. E qui abbiamo praticamente adesso creato l'apoteosi del profumo, del sapore e del gusto. Mi raccomando, tenete il fuoco basso e questa cottura prolungarla per un totale di 15 minuti. Questi 15 minuti sono il tempo necessario per estrarre tutti i sapori contenuti all'interno del carapace e delle teste dei gamberi. Aggiungere anche un pochino di pepe e tenere col coperchio così e terminare così la cottura. Non ci posso fare il bagno qua dentro. Mi puoi dare. Wow, che ricco! Che profumo! Wow. Il tempo di cottura è terminato, quindi diamo un'altra bella schiacciata alle teste, proprio per estrarre al 100% tutti i sapori, tutti i profumi. Credetemi, non ve ne pentirete. Una ricetta speciale e se la fate anche con gamberi piccolini fate lo stesso procedimento ed è fantastico. Giunti a questo punto possiamo filtrare bene il tutto e quello che ricaveremo è un concentrato di sapori e di profumi incredibile. E voilà! All'interno di questo fondo di cottura, di questa riduzione, chiamatela come volete, andiamo ad inserire i gamberi, così, quelli che abbiamo tagliato e anche quelli interi, in maniera tale che loro cominciano a prendere un po' di sapore e a marinarsi un po'. A questo punto è possibile cominciare la cottura della pasta. Io farò la cottura della pasta all'interno della pentola a pressione. Ora non vi do più di tanti dettagli perché tanto voi la cucinerete nella pentola normale. Però farò un video specifico del perché in certe situazioni, in certe occasioni, in certe realtà è utile, se non che indispensabile, cucinare la pasta all'interno della pentola a pressione, ma ne parleremo in un video specifico e dettagliato. Quindi torniamo alla ricetta, prendiamo il secondo spicchio d'aglio, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, eliminiamo, la pellicina. E poi eliminiamo anche l'anima, ovvero il germoglio centrale.
Anche in questo caso decidete voi se volete sentire più o meno il sapore dell'aglio. Più fino lo fate, più forte si sentirà. Più grosso lo lasciate, meno forte si sentirà. Spicchio d'aglio all'interno di una padella, aggiungere anche qui un filo d'olio extravergine di oliva. Quindi facciamo scolare per bene i gamberi per evitare che ci siano degli schizzi improvvisi, ok? E iniziamo prima con i gamberi interi e li facciamo andare per bene così, in maniera tale che iniziano a insaporirsi. Per quanto riguarda invece le code, anche queste, le scoliamo per bene e poi anche loro all'interno della padella. Questa fase ve la faccio vedere tutta, senza interruzioni, perché è importante, anche perché dovremo fare poi il flambé. E per fare il flambé, soprattutto in questa fase, dobbiamo tenere il fuoco bello vivo, perché altrimenti i liquidi rilasciati dai gamberi potrebbero andare a diluire eccessivamente il brandy o il cognac e quindi il flambé potrebbe poi non venire. Quindi fuoco bello vivo senza aspettare molto, inserire il brandy o il cognac e guardate, guardate, vedete, sta cominciando a sfrivolare per bene. Ora, con uno stuzzicadenti gli diamo fuoco e poi, ops, e voilà, le cose sono fatte. Non abbiate paura, non abbiate paura. La dose che ho inserito, come vedete, è poca, però permette di fare il flambé. Il flambé è fantastico per questa ricetta perché, soprattutto con i gamberi, gli conferisce un sapore unico, particolare. L'alcol evapora e il sapore che rimane è qualcosa di eccezionale. A questo punto, mi raccomando, sempre con il fuoco bello vivo, aggiungiamo un pochino di pepe e poi quel fondo di cottura che abbiamo fatto in precedenza, dove abbiamo fatto anche marinare i gamberi crudi. Mettiamo il coperchio, teniamo il fuoco bello vivo perché nel momento in cui comincia il vero bollore, sono pronti. Quindi abbiamo bisogno di tenere su il coperchio. I gamberi non devono cuocere eccessivamente, ovvero quelli grossi, diciamo quelli interi con il carapace, hanno bisogno di un pochino più di tempo di cottura, mentre gli altri, questi, li sto già togliendo fuori. Quando sono pronti, anche quelli interi, quindi con il carapace, eccetera, eccetera, quando si saranno arricciati per bene. Se voi ci fate caso, qui in diretta si sta praticamente arricciando, quindi si sta chiudendo la coda, vedete? Ecco. E anche quelli interi sono pronti. Tiriamo fuori il tutto e lasciamo il fuoco acceso qui, fuoco basso, questo è l'aglio, si elimina, perché dobbiamo far ridurre, concentrare ancora di più questo sughetto. Fuoco basso, mettiamo il coperchio e aspettiamo che la pasta sia pronta. E voilà, la pasta è pronta, quindi la scoliamo e la mettiamo all'interno di questo fondo di cottura, di questo sughetto. Ecco, io vi consiglio sempre di cuocerla 1 o 2 minuti meno del tempo di cottura indicato in confezione, perché così la possiamo risottare un attimino. La possiamo far legare bene con il fondo di cottura, quindi con questo sughetto, quindi anche lei assorbe questo sapore quando la mangiate. È proprio un tripudio, qualcosa di spettacolare. E voilà ragazzuoli, ci siamo quasi, c'è un profumo che non ve lo so descrivere, è qualcosa di epico. Quindi tutto quanto all'interno della padella, e quindi rimettiamo i gamberoni, i gamberi, perché li abbiamo tolti e poi li stiamo rimettendo, semplicemente perché altrimenti si cucinerebbero eccessivamente. Quant'è il tempo di cottura? 2 o 3 minuti massimo dei gamberi, ok? E quindi a questo punto, tac, lo zafferano, le 2 bustine di zafferano. Quindi amalgamare bene il tutto, se per caso dovesse essere necessario potete aggiungere un pochino, poco 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 di acqua di cottura della pasta, non esagerate, però l'acqua di cottura della pasta va bene perché si legano gli amidi in essa contenuti con i grassi e quindi formano una crema che è qualcosa di stratosferico. Saltarla bene per arrivare alla giusta densità, alla giusta cremosità. E per voi puristi che pensate che la panna non sia un ingrediente, ovvero che sia solo un ingrediente francese e che non riguardi le ricette tradizionali italiane, beh, vi sbagliate perché è un ingrediente come tanti, come tutti gli altri. Bisogna solo saperlo dosare e non utilizzarlo in ogni posto, ok? Quindi dicevo, per voi puristi, turisti, turisti puristi,
Potete semplicemente finire la mantecazione, quindi di portare la pasta a cottura e formare la crema con un pochino di acqua di cottura della pasta, e credetemi che comunque è spettacolare, è buonissima. Invece, per chi vuole assaggiare la ricetta originale, mettete quei 2 cucchiai di panna, come li ho messi io, tenete il fuoco bello vivo fino a quando la panna, quindi un grasso nobile, si lega con gli amidi e forma questa meravigliosa cremina. Come vedete, non sta navigando nella panna, non stiamo facendo delle cose assurde, stiamo facendo delle cose fatte bene. E va bene, comunque, dai. E va bene, va bene, va bene. Ragazzi, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace che per me è molto ma molto importante. Inoltre vi ricordo che in tutte le librerie, in tutti gli store online è disponibile il mio libro La cucina per tutti di Stefano Barbato, un bellissimo regalo di Natale, e non soltanto, che sul mio sito internet trovate tutte quante le mie video, ricettuzze con le foto passo a passo e badabam badabam bam bam. La pasta è pronta, guardate che spettacolo, vedete? Cremosità perfetta. Spegnere il fuoco e andiamo dunque ad impiattare. E vi ricordo che per chiudere il piatto ci vuole semplicemente un pochino di granella di pistacchio. Besi e abbracci e alla prossima video ricetta. Lo chiedo mucho, ciao! Allora ragazzi, vediamo un attimino com'è qua l'ambaradam. Guardate che, cioè, innanzitutto il pacchero cotto nella pentola a pressione diventa perfetto, diventa calloso, croccante internamente, quindi al dente come deve essere, ma perché ovviamente qua siamo in alto. Buon Natale, vieni qua. Ora, guarda il gambero, il gambero. Gambero. Quella morbidezza, quel profumo, quel sapore. Lo so, Grandi. mamma mia. Lo so che qualcuno dirà, ma la panna è il nuovo. Tranquilli, la panna è un ingrediente che si usa in cucina, però bisogna saperlo usare, non è che bisogna fargli la doccia di panna, capito? Si può anche non mettere, però quella punta di panna serve a dargli quella morbidezza, sai? Quella giustura. Mamma mia. E poi il pistacchio. Mamma mia. Ciao. Devo andare a mangiare che non ce la faccio più, scusatemi. Ma cosa? Mamma mia. No, sto solo facendo la prova dell'assaggio, poi c'è ancora questo, tutto il resto da sbranare. Buon Natale!